Aujourd'hui, à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une vidéo pour la section qui parle des mystères, des crimes célèbres et des serial killers. Sorpresa, eh? Come ogni tanto mi fa bene di passare il francese. Comunque, questo qui è un caso ambientato in Francia, penso fosse chiaro. Molto famoso per gli esperti del settore, che sorprendentemente non è quello criminologico. No, questo è un fatto famoso principalmente per chi si intende o di romanzi popolari, di antropologia, o di storie del gran secolo. Mi ci metto anch'io, sebbene sia un appassionato, non proprio con titoli accademici, ma comunque ho fatto una tesi che riguarda il gran secolo. Lunga storia. Diciamo che questo caso, come si può definire gli omicidi seriali, va da precursore a un altro caso molto più importante, molto più grande, molto più noto, che però tratterò prima o poi nella sezione dedicata ai Royal Case. Pertanto, cominciamo a parlare oggi della Marchesa di Brinville. Una delle più famose avvelenatrici di Francia. 17 luglio 1676. Una gran folla si è radunata a Parigi, prima a Notre Dame e poi in Place du Carrousel, all'epoca chiamata Place Henri IV, perché sta per avvenire un'esecuzione. A Parigi le esecuzioni avvengono a livello quasi quotidiano, a volte anche più volte al giorno, e di solito si radunano qualche persona, ma non tante come questa, perché quel giorno, quel 17 luglio, viene bruciata sul rogo una donna, rea confessa, che ne ha fatte veramente tante. Marie e Madeleine Dobré, marchese di Brinville, nasce a Parigi nel 1630. Suo padre è un funzionario della corona, di quella che si chiama nobiltà di toga, ossia quei funzionari che si sono arricchiti, che hanno ricoperto cariche importanti e che sono riusciti ad ottenere un titolo, una patente di nobiltà, come si diceva all'epoca. È una nobiltà recente, nata ai tempi di Francesco I, potenziata da Caterina de' Medici e tenuto in gran conto da Enrico IV, quindi sono nuovi. Quasi sempre si tratta di persone che appunto vantano ascendenze borghesi, che sono molto danarose, industriose e che si sentono, diciamo, con un piccolo complesso di inferiorità nei confronti della più antica nobiltà di spada, la vecchia nobiltà. Proprio per questo cercano, diciamo, di nobilitarsi tramite lezioni di etichetta, lezioni di scherma e matrimoni strategici. Infatti, sebbene molti si sposino tra di loro, ogni tanto a qualcuno riesce il colpo di sposare un aristocratico. Di fatto si tratta quasi sempre di un matrimonio tra un nobile di spada spiantato o cadetto e un ereditiere di un nobile di spada, di un presidente, di un funzionario del Parlamento con diverso denaro. Quindi diciamo è un matrimonio che funziona per entrambe le parti. Questa è la famiglia di Marie Madeleine, insomma una famiglia ricca, importante, ma che non ha il titolo, cosa che all'epoca contava molto. Lei è la quarta figlia di cinque, di cui due maschi, una sorella e un fratellino che nascerà dopo di lei per morire pochi giorni dopo, e diciamo sono una famiglia piuttosto normale, tradizionale. Nella vita di Madeleine sembra che non ci siano grandi accadimenti, tranne uno, che probabilmente finirà per segnarle in maniera irreversibile, ossia quando Madeleine ha 7 anni, subisce una violenza da un domestico. Ora, questo fatto è stato visto in maniera molto, molto diversa nel corso dei secoli, in questi 400 anni,
La storiografia settecentesca e ottocentesca che l'ha visto come la prova che Madeleine fosse intimamente crudele, intimamente, diciamo, lussuriosa fin da bambina e che quindi avesse sedotto già da bambina questo domestico. Tra chi nel Novecento ha puntato il dito accusandola fin da bambina di avere pratiche turpi, di essere immorale. Tra chi aveva sostenuto che involontariamente Madeleine avrebbe sedotto quest'uomo. E solamente negli ultimi 20-30 anni si è cominciato a parlare di violenza. Perché, per quanto si possa dire che Madeleine sia stata e sarà una donna di costumi molto liberi, al limite della ninfomania, comunque era una bambina di 7 anni che ha subito un abuso fisico e sessuale da un uomo adulto. Su questo non ci sono santi, la possiamo vedere come ci pare, possiamo comprendere i vari contesti che ci hanno portato a vedere queste violenze in molti modi, ma violenza rimane. Non si sa altro, non si conosce il nome di questo servo, non si conoscono le conseguenze, ma si presume che la famiglia, diciamo, abbia coperto la cosa, probabilmente abbia pagato questo servo per il suo silenzio per poi licenziarlo. Di sicuro questo fatto deve aver traumatizzato molto Madeleine, sia perché appunto è una bambina che si trova esposta a una violenza fisica e sessuale in maniera quasi improvvisa, sia perché entra subentro una questione di classe, non solo diciamo a livello di violenza fisica nei confronti di un uomo e una bambina, ma anche di una bambina altolocata che subisce appunto questa violenza da un servo, quindi da qualcuno che dovrebbe esserle inferiore. C'è anche, diciamo, un senso di lotta di classe di questo domestico che si prende qualcosa che appartiene al padrone, al suo bene più prezioso, quindi la virginità di sua figlia, ma lasciamo, accantoniamo questo discorso. Madeleine parlerà di queste violenze durante la sua confessione che metterà per iscritto. Aggiungerà inoltre che da quando ha 10 anni si concede, anche a livello sessuale, sui due fratelli, Antoine e lui. Non aggiunge nient'altro, aggiunge che è arrivata al punto di concedersi a costoro anche più volte a settimana e che entrambi hanno accettato. Ora, potrebbe esserci un fondo di verità in tutto ciò, che possiamo dire che Madeleine, a seguito della violenza subita a 7 anni, sia molto avvicinata ai fratelli per istinto di protezione e che crescendo in un ambiente che ha rifiutato di affrontare questa questione, verso la pubertà e l'adolescenza sia nato un rapporto malato e tossico con il fratello, che i fratelli, sapendo che Madeleine ormai per il mercato matrimoniale fosse, diciamo, rovinata, abbiano voluto prendersi qualche libertà con lei, molte libertà, che lei stessa abbia concesso queste libertà, può essere, ma comunque si resta nel campo delle ipotesi. E secondo alcuni studiosi, diciamo, questa è solamente un'aggravante che Madeleine aggiunge, cioè spontanea volontà, per, diciamo, intorbidire ancora di più i fatti, per dipingersi in una luce ancora peggiore. I fratelli non possono smentire o confermare perché sono tutti morti prima di questo interrogatorio. Quindi, si è propensi oggi a credere che sia un'esagerazione, un'invenzione, probabilmente un transfert, non si sa. Comunque sappiamo che Madeleine cresce in un ambiente rigido, ma allo stesso tempo molto permissivo, in cui la famiglia fa quadrato per proteggerla, ma allo stesso tempo non le fornisce alcun supporto, non può parlarne nemmeno in confessione, viene trattata come se fosse, diciamo, colpa sua e soprattutto si cerca un marito. Quando Madeleine ha 15 anni, infatti si sposa. Il prescelto è Antoine Gobelin, marchese di Brinville. Fa parte della famiglia dei famosi arazzieri e diciamo che è una famiglia di nobiltà di toga che si è nobilitata da molte generazioni, quindi diciamo è la via intermedia. C'è una certa differenza tra i due, ma non è questo l'importante. Antoine
ha una carica militare in Alvernia, quindi è spesso lontano, e Madeleine si ritrova da sola in casa. E questo sarà molto preoccupante per lei. La donna ha 7 figli, di cui sembra che solamente 4 siano del marito, tra cui 3 figlie e 1 figlio, e altri figli che, diciamo, vengono attribuiti a diverse madri, che comunque Madeleine quasi da subito comincia a prendersi alcune libertà. La sua casa, il suo hotel particulier, che si trova oggi in Avenue Charles Quint, si trova infatti, diciamo, al centro di diversi, non scandali, ma diversi pettegolezzi, dove appunto si parla di questa marchesa che si concede quasi a chiunque voglia. Addirittura si mormora con un senso di classismo che quando non ha, diciamo, degli aristocratici, Madeleine si accontenti dei domestici. Se sia vero o no, si comincia comunque, diciamo, a tessere una leggenda nera che rende Madeleine da un lato molto desiderata e dall'altro la rende repulsiva. Uno di questi amanti, il cavaliere di Saint-Croix, viene fatto arrestare tramite una lettera de cachet dal padre di Madeleine e viene spedito alla Bastiglia, ufficialmente e ufficiosamente per evitare di corrompere ancora i costumi di Madeleine. Quindi, diciamo, è un modo per allontanarlo. Si scopre che non sarà nemmeno il primo amante di Madeleine che viene fatto allontanare, perché comunque il decoro della famiglia ci deve essere. Allora, le lettere di cachet erano alcune lettere patenti, mettiamola così, che venivano firmate dal re, ma quasi a getto continuo, che servivano a parenti, creditori, amici, rivali soprattutto, per allontanare, diciamo, un parente scomodo, appunto una donna che voleva vivere troppo liberamente, un marito che scontentava la famiglia, un creditore, qualcuno che si voleva liberare, un rivale. Quasi sempre le motivazioni venivano addotte solamente, diciamo, all'interno della cancelleria reale, e la lettera appunto permetteva di mandare questo indesiderato o in carcere o in esilio, che più o meno un po' si equivalevano come cose. Quindi Saint-Croix viene mandato alla Bastiglia e qui ci narra la leggenda nera, conosce un alchimista italiano, suo compagno di cella, il quale gli insegna alcune cose. Ora, dico la leggenda perché fin dall'arrivo di Caterina de' Medici in Francia, diciamo, l'Italia è stata oggetto di una leggenda nera, di critiche e di pregiudizi da parte dei francesi, secondo cui gli italiani sarebbero troppo intriganti, troppo raffoni, propensi a servirsi del veleno per eliminare i loro nemici, quindi sleali, integranti, pronti a cambiare bandiere, insomma, un ritratto molto fosco che è durato fino all'inizio del Novecento. Pertanto io starei molto attenta a dire che Saint-Croix ha conosciuto in prigione un alchimista italiano. Potrebbe averlo conosciuto come potrebbe non averlo conosciuto, potrebbe essersi inventato lui. Comunque, quando esce lui e Madeleine si ritrovano e lei, furiosa con il padre, si fa spiegare i suoi trucchi del mestiere. E, zitta zitta, Madeleine comincia a sperimentare con i veleni. Come sperimentare con i veleni senza che nessuno se ne accorga? Sì, è un sistema molto semplice nel 600, se una persona è una dama di un certo livello. L'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, assieme ad altri ricoveri, erano luoghi dove trovavano rifugio pellegrini, poveri, indigenti, donne maltrattate, erano affidati a religiosi. Bisognava anche pagare per avere un pagliericcio, ma comunque un tetto sopra la testa e vitto. Diciamo che erano luoghi dove era meglio non finire, come 2 secoli dopo sarebbero state le famose workhouse londinesi, e l'idea era di rimanere lì il tempo per rimettersi in sesto e poi ripartire. Alcuni si finivano anche anziani, reduci di guerra, erano luoghi molto frequentati dove
c'erano dei registri, ma questi sempre non venivano messi in nome, venivano messi in nome in maniera sbagliata, molti filmavano con una ex, molti specialmente bambini, diciamo vagabondi, non conoscevano il loro nome, non lo davano, insomma c'era un gran casino. Ogni tanto qualche dama dell'aristocrazia che voleva fare beneficenza a buon mercato si presentava all'hotel Dieu e portava degli abiti da mangiare, qualche denaro per le offerte, ciao, faceva un giro, aiutava qualcuno se voleva essere proprio misericordioso e poi ciao, ti saluto, sono. Ma Marie Madeleine, una di queste donne, anzi, le porta sempre zuppe, minestre, porta cibo e quindi viene molto amata dalle religiose. Viene amata molto meno dei pazienti, diciamo, cronici dell'Hôtel Dieu, che si rendono conto, almeno così verrà rilasciato in seguito, che quasi sempre Madeleine si fissa su uno o due pazienti, dà loro qualcosa da mangiare, li segue con attenzione, eppure nonostante le sue cure, nonostante le cure dei religiosi, questi muoiono. Non si sa quanti ne muoiono, qualcuno ha ipotizzato centinaia, decine, migliaia, comunque su loro che Madeleine testa i suoi veleni. E dopo, diciamo, questa prova generale, Madeleine e Saint Croix puntano decisi a, messie Dobré muore in circostanze misteriose, all'epoca nessuno però ci fa troppo caso, insomma era un uomo un po' anziano, quindi può capitare. Ricordiamo che l'aspettativa di vita per, diciamo, i membri di classe collocata era 40-50 anni, quindi non sorprendeva una morte così. Il suo posto viene ereditato dal figlio maggiore che muore anche lui, e qui si parla di un uomo di 30 anni, qui già è un po' grave. Muore anche il fratello, ed è ancora più grave, insomma, se ne rende conto sta accadendo qualcosa. Madeleine decide di volersi, dopo aversi liberata del padre e dei fratelli, di liberarsi anche del suo marito. E comincia a somministrargli un veleno che dovrebbe avere effetto entro un mese. Qui, secondo diciamo, i pettegolezzi di corti, diciamo una certa leggenda, succede che Antoine non muore. Non muore perché Saint Croix, terrorizzato dall'idea che una volta morto il marito legittimo, Madeleine possa decidere di sposarlo e poi di avvelenare anche lui, comincia a dargli ogni notte un antidoto. Pertanto il povero uomo quasi ogni giorno riceve il veleno e la sera riceve l'antidoto, non muore. Pertanto passa un mese, 2 mesi, alcuni dicono addirittura 6 mesi, sospeso tra la vita e la morte, non sapendo nemmeno lui cosa stia accadendo. Tanto che a un certo punto decide di recarsi nelle sue terre in campagna e di togliersi di torno, diciamo che sarà il sistema che gli salverà la vita. Nel 1672 Saint Croix muore. Una leggenda vuole che sia morto avvelenato dai miasmi dei suoi veleni, un'altra vuole che sia stato ucciso in mezzo alla strada. Addirittura qualcuno sostiene che sia stata Madeleine ad avvelenarlo perché lui voleva raccontare tutto, si era fatto venire degli scrupoli. Non si sa. Sappiamo che è morto. Quando la polizia perquisisce il suo appartamento perché comunque si tratta di una persona un po' pericolosa e da quanto sembra questi veleni non li dava solo alla sua amante ma li smetteva in giro, viene fuori una cassetta. In questa cassetta che viene aperta si trovano dei veleni con tanto di belle indicazioni di fabbricazione, di effetti e di chi sono, e per chi sono destinati e alcune lettere di Madeleine che sono lettere compromettenti. Non sono lettere d'amore, o meglio, non solo, sono lettere d'amore e d'affari, e riguardano gli avvelenamenti. Madeleine, saputa di questa faccenda, incarica un servo di distruggere tutto quello che è a casa, prende i suoi veleni, prende le sue lettere e scappa.
La polizia arriva troppo tardi per arrestarla, arresta il domestico che, sottoposto alla tortura, confessa. La Madeleine è già fuggita verso il Belgio, o meglio all'epoca i Paesi Bassi spagnoli, dove si trova al sicuro, di fatto espatriato. Viene quindi condannata e giustiziata in effigie, ma la polizia la vuole avere perché è sicura che Madeleine sia solamente, diciamo, una delle tante avvelenatrici, che ce ne siano altre. Madeleine rimane per 3 anni in questo convento e una sera gli si presenta un religioso. I due cominciano a parlare e Madeleine, che è sempre stata una donna un po' avventurosa, si innamora di lui. Costui le propone di fuggire insieme. Certo, lui poi si libererà del saio e cominceranno una nuova vita in Spagna, in Italia o anche in Inghilterra, dovunque. E lei accetta. Esce dal convento una notte e zac, viene catturata perché l'uomo non è un religioso. È François Desgrais, il luogotenente del capo della polizia metropolitana di Parigi, Nicolas Larrain. I due hanno architettato questo piano, diciamo, conoscendo la fama di Madeleine. La donna inizialmente tenta il suicidio, ma fermata in tempo, viene riportata a Parigi, mentre i soldati del re perquisiscono la sua cella al convento e trovano la cassetta e le lettere. Madame Madeleine viene portata alla Bastiglia, viene torturata e confessa, rilascia una piena confessione, in cui si accusa appunto di immoralità, di avvelenamento. E soprattutto, diciamo, si accusa della morte del padre, dei fratelli, di aver tentato di avvelenare il marito, di aver tentato di avvelenare una figlia, di aver avvelenato i poveri del Dio. Rilascia una confessione piena, completa, quasi senza che nessuno debba incoraggiarla. La sentenza è una sentenza di morte, ma siccome Madeleine è pur sempre un'aristocratica per matrimonio, le viene concesso, diciamo, uno sconto. Madeleine infatti non verrà ulteriormente torturata sulla forca, non verrà strangolata o verrà quasi subito decapitata, no. Madeleine dovrà fare prima ammenda solenne a Notre Dame e dopo questa verrà portata sul patibolo e verrà bruciata. Madeleine accetta, d'altronde ormai vivere non interessa più, ha rilasciato una confessione, e comincia a prepararsi spiritualmente per la sua morte. Qui avviene, diciamo, il miracolo, ossia, per qualche motivo, il prete, che è stato chiamato per confessarle, per starle accanto negli ultimi minuti, nota che la donna ha avuto una piena conversione. Madeleine, donna che fino all'epoca era stata lontana dalla religione, assolutamente non devota, è improvvisamente diventato un esempio di devozione spettacolare. Prega, si confessa, chiede di leggere la Bibbia. Insomma, è un miracolo, secondo alcuni. Secondo altri, sta solo cercando di imbastire una commedia per evitare di essere uccisa. Non funzionerà. Il 17 luglio, Madeleine fa ammenda solenne a Notre Dame di fronte all'arcivescovo di Parigi e poi muore bruciata. La sua morte richiama un grande folla di persone, tra cui la famosa Marchesa di Sévigné, la quale parlerà di questa morte in una sua lettera per suo figlio, Madame de Grignan. Qui un estratto. Son pauvre petit corps était jeté après l'exécution dans un fort grand feu et le syndrome, de sorte que nous le respirerons et que nous prendra qualche umore impressionante, non useranno tutte e donne. Quindi il suo piccolo corpo è stato gettato dopo l'esecuzione in questo fuoco e, secondo la Sévigné, i suoi vapori avvelenatori sono diffusi in aria e tutti li hanno respirati. Comunque, dopo la morte di Madeleine si comincia a investigare. Inizialmente sembra che non si trovi nulla, sembra che lei se ancora abbia agito da soli, che chiunque abbia comprato i suoi veleni li abbia già utilizzati, ma è sospetto.
La Rain e Desgrée comunque continuano a battere con la pista perché sono sicuri che troveranno qualcosa. Quello che troveranno è un immenso calderone di satanismo, messe nere, cartomanzia e avvelenamenti che riguarda la più alta nobiltà di Francia e che sfocerà nel cosiddetto Affaire de Poison, l'affare dei veleni, di cui parlerò un'altra volta. Cosa si può dire su Madeleine, quindi? Diciamo che Madeleine è una donna figlia del suo tempo, in cui appunto le donne si trovano in posizioni inferiori, in cui l'unico sistema per sopravvivere è appunto servirsi di questi trucchi. Come già per Juliette Fana, anche lei ha solo il veleno come arma, non si porta dietro un grandissimo trauma che non è mai stato ben analizzato, ben sviscerato e che finisce per segnare la vita. Madeleine, a differenza di Giulia, può contare su una posizione che le permette per anni di testare i suoi veleni, di avvelenarle, persone che di cui alla fin fine non importava nulla a nessuno. Per questo è un'operazione che le riesce, perché è abbastanza furba da avvelenare persone che a malapena sono un nome sul registro. Comincia a fallire quando avvelena per vendetta e per denaro prima suo padre e i suoi fratelli e poi tenta di avvelenare il marito. Sono azioni queste che destano dubbi, che vengono notate, che appunto si tratta di persone importanti. Certo, Madeleine è una prolifica serial killer, ma diciamo che con l'ambiente non sarà l'unica. È una donna che, a differenza di altre avvelenatrici, come di quel periodo, come la famosa Voisin, come appunto Giulia Tofana, non è che si è limitata a dare a qualcun altro il veleno, no, lei lo ha creato con il suo amante e poi lo ha somministrato di persone, in alcuni casi è comportata come un angelo della morte, possiamo dire. Insomma, Madeleine è una serial killer efferata che ha agito per denaro, per vendetta. E poi ha agito perché le sembra che le piacesse, che vi trovasse piacere, che comunque fosse sicura di non essere scoperta. Allora, su di lei singolarmente c'è molto poco. Bisogna sempre cercare appunto in testi sull'affare de Poisson o biografie che comunque riguardano questa faccenda. Quindi per me ho questo. Allora, Juliette Pensionnier. Parle per Le Poisson, che è l'ultimo, compare anche nell'altro testo sui crimes célèbres, e Simone Berthier, Les Femmes de Roi-Soleil, c'è anche in italiano, io consiglio molto la versione in francese, Antonia Frese, Gli amori del Re Sole, e ora due lavori di fiction, che io ritengo molto importanti. La Marchise di Brinville, di Alexandre Dumas, della raccolta Crime Célèbre, che sono dei saggi romanzati che riguardano appunto famosi delitti, diciamo, della Francia, sia dal Medioevo fino all'età contemporanea di Dumas, e che rientrano molto del clima romantico, vennero scritti nel 1839 e nel 1841, prima che cominciasse veramente a scrivere romanzi. Io li consiglio perché sono molto interessanti, hanno uno stile un po' pedante in alcuni casi, che a cui non siamo più abituati, ma valgono. E il mio orgoglio, Angelica, o meglio, Angelica alla corte del re di Anne e Serge Golon. Sì, la mia è una vecchia edizione che comprai in un mercatino, ma questa è un'altra storia. La Marchese di Brinville compare nei primi due libri, che diventano quattro secondo la nuova edizione Thea, dove un personaggio se secondario, sarà più importante in futuro, ma piccole comparse, in cui appunto si parla del suo processo, della morte del padre, del suo recarsi all'Hotel Dieu, nulla di importante o di irrilevante per la trama, e comparirà inizialmente nel secondo film di Angelica, quello degli anni 60, con Michel Mercier, lo ammetto, l'ho visto. Mi è piaciuto moltissimo, ma questa è un'altra storia.
Penso ne sia null'altro da dire che io sappia, altri lavori di Fishan che la riguardano non ce ne sono, compare nei romanzi che parlano di Versailles e del caso dei veleni, ma diciamo sempre in media res. Direi che questo sei tu, e alla prossima fois, mes amis. Au revoir.